Fortunatamente per ora, a parte Loretta Kaminski, nessun altro ha riportato ferite gravi. Comandante, c'è un buco sul retro dell'aereo. Un buco? Sì, signore. Che cosa vuole che facciamo? Tutti pronti per un atterraggio d'emergenza. Il DC-10 di Bryce McCormick è seriamente danneggiato. La vita dei passeggeri e dell'equipaggio dipende solo dalla sua abilità di atterraggio, con un aereo che può a malapena volare. Con un cambiamento repentino e imprevedibile, un volo breve da Detroit a Buffalo sta diventando la sfida più difficile di tutta la carriera del comandante McCormick. Tentando di ritornare verso Detroit, dopo la virata tenta di rallentare l'aereo nella speranza di atterrare sano e salvo. Tuttavia la manovra causa un'improvvisa accelerazione di caduta. Di norma la discesa dovrebbe attestarsi intorno ai 200 metri al minuto. Ora invece è più del doppio. 480 metri al minuto. Velocità di discesa? Discesa a 480. A questa velocità schiantarsi sulla pista è inevitabile. Non resta che provare ad aumentare la potenza del motore per rallentare la caduta. Discesa a 200. McCormick riesce a scendere a 200 metri al minuto, ma ha dovuto incrementare la velocità relativa. Questo significa atterrare con un'andatura maggiore del normale. Dall'inizio del pericolo, per la prima volta, il comandante si rivolge ai passeggeri. Signore e signori, qui è il comandante. Ci sono stati dei problemi, ma ora l'aereo è sotto controllo. Ci dirigiamo a Detroit per un atterraggio di emergenza. McCormick era così calmo che sembrava ci stesse semplicemente dando il benvenuto a bordo. A solo mezz'ora dalla partenza, il DC-10 seriamente danneggiato lotta per riuscire a raggiungere Detroit. Quei pochi minuti che ci dividevano dalla città da cui eravamo partiti mi sembrarono in assoluto i minuti più lunghi di tutta la mia vita. Eravamo certi di non avere nessuna possibilità di sopravvivere. McCormick ora deve dare al jet più potenza possibile, così da spingere il muso in alto come richiesto per ogni atterraggio. Ma l'aereo è fuori assetto e devia verso destra, viaggiando ad alta velocità. Senza timone, all'impatto, non potrò raddrizzarlo. Il DC-10 con a bordo 67 persone sta rombando verso la pista, a quasi 300 km all'ora. Tenetevi forte! L'atterraggio è stato il momento più spaventoso dell'intero volo. Quando colpisce il suolo, l'aereo vira con incredibile forza verso destra. Una volta atterrato, sembrava che volesse andare avanti all'infinito. Non voleva proprio fermarsi. Il carrello di atterraggio è al limite della pista e finisce sull'erba. Dopo un atterraggio difficile, alla fine l'aereo si ferma a soli 300 metri dall'estremità della pista. Bene. Spengo i motori, signore. Spegnili, sì. Tutti volevamo abbracciarlo. Era stato meraviglioso. In quel momento capimmo che se eravamo vivi lo dovevamo a lui, alla sua bravura, al suo controllo. Ci aveva davvero salvato la vita. C'è sempre qualcuno che si diverte a giudicare se questo o quell'altro atterraggio sia stato buono o meno. Beh, questo era al di là del buono, era stato superlativo. McCormick era riuscito a mantenere la calma, abbastanza per valutare la situazione e agire. Finalmente a terra, l'equipaggio dà una prima occhiata ai danni.
Ci dirigemmo sul retro. E quando tutti furono scesi, ci spingemmo fino al punto dove si era formato il buco. Osservandolo, sembrava davvero piuttosto strano. Nessun segno lascia pensare che davvero il jet abbia colpito qualcosa, come ipotizzato dai piloti. Ma allora cosa ha causato il danno? Il buco era così enorme che se qualcuno fosse stato seduto su quei sedili sarebbe stato risucchiato via all'istante. Tutti cominciarono a pensare che si fosse trattato di una bomba. Sebbene la rapidità con cui tutto è avvenuto faccia pensare a un'esplosione, non vi sono tracce né prove di alcuna detonazione. Gli ispettori cominciano l'indagine e scoprono che il DC-10 non è completo. Manca un pezzo. A 30 km di distanza dall'aeroporto di Detroit, per la precisione a Windsor, in Ontario, qualcuno scopre una bara che in effetti è parte del carico dell'aereo. Poco lontano, gli ispettori trovano anche il portellone del bagagliaio. Era molto strano che un portellone si fosse staccato, soprattutto per un aereo praticamente nuovo. Nessuno poteva immaginare che si verificasse qualcosa del genere. Quando esaminano l'area di carico, scoprono che il portellone è stato progettato in modo nuovo rispetto alla norma. E in verità rappresenta un potenziale punto debole. La maggior parte dei portelloni, infatti, si aprono verso l'interno. La dimensione dell'area di chiusura è leggermente più ampia rispetto agli stipiti a cui viene fissata. Quando la pressione interna del jet aumenta, questo genere di porte viene spinto con forza verso l'intelaiatura, garantendo una tenuta perfetta e sicura. Ma la McDonnell Douglas ha progettato un bagagliaio il cui portellone si apre verso l'esterno. Questa nuova impostazione dovrebbe garantire un aumento della capacità di carico dell'aereo. La chiusura prevede un aggancio a uncino su una barra fissata alla struttura. Inoltre, per aumentarne la sicurezza, l'addetto ai bagagli deve spingere una leva che sposta i chiavistelli nel foro di blocco. Durante i primi sopralluoghi dell'area del bagagliaio, gli ispettori non rilevano alcun danno strutturale vicino al portellone. Ma poi, soffermandosi sul dispositivo di blocco, si accorgono che i ganci non fanno presa sulla barra in modo corretto. E i chiavistelli che avrebbero dovuto assicurare la porta non sono nella posizione di chiusura. Quando interrogammo l'addetto al carico-scarico bagagli che aveva chiuso il portellone, divenne subito chiaro che era necessaria una forza eccessiva per bloccare il dispositivo. E lui stesso ammise che aveva dovuto aiutarsi con il ginocchio per riuscire a posizionare correttamente la maniglia. Gli ispettori fanno un'altra spaventosa scoperta. È possibile chiudere la leva dalla parte esterna della porta, anche se i ganci e i chiavistelli di blocco non sono nella posizione di chiusura. Il giornalista Paul Eddy ha investigato approfonditamente sull'evento. Ciò che venne dimostrato era che si poteva tirare la maniglia in modo da agganciare la chiusura. Ma anche se la sua posizione era appropriata, non voleva dire che i chiavistelli si fossero infilati nel foro di blocco. Questo significa che gli addetti al carico possono credere di aver chiuso la porta quando ciò non è affatto vero. Non solo, la leva esterna può essere chiusa senza innestare i chiavistelli,